Hello, good evening, and welcome to Sans Film and Sans Film Cinema Club. We're on Tuesday, the 9th of June, is the 12th week of the COVID-19 lockdown, and for the foreseeable future, we will continue to deliver the Sans Film Cinema Club in this manner, online, as a live transmission, and me talking to an empty theatre, but knowing that we have many supporters watching on the different video platforms. So welcome. As usual, I have too much to say about the film that we're about to see. And probably I will forget half of it and won't have time to say it all. So the film we're going to watch tonight is an Italian comedy directed by Luigi Zampa, who is a very prolific comedy director of the 50s. But those are part of his early work, and it's probably more important than what he did later on. This particular film has also the particularity of having as a co-writer, Fabrizi, Aldo Fabrizi, who was a very popular comedian, stage artist and actor, who is much loved in Italy, who was a big star, and for whom the young Federico Fellini was the secretary. He was, along with Vittorio De Sica, and part of the establishment of very successful, very popular, and very funny stars of the Italian stage and screen. This is also this film is the first feature of John Kitzmiller, who plays one of the two GIs. It's not the first time that a black American soldier portrays in a European film the side of emancipation, the side of democracy, the side of progressive thinking. I wanted to show you a little clip from Niemann's Land, and there we see Lewis Douglas. It's a film of 1931, it's an anti-war film, where a German, a French, a British are found locked into a no man's land, together with an American black soldier who portrays himself as African, actually, and is the one who unite them and bring them together. So if you have a little look at this. Hello, camarade. Oh, maman. Moi, je suis né africain. Du, deutsche. Toi, français. Toi, inconnu, bisne. You, an Englishman. Beautiful. We are friends on super good. Wir machen Frieden. Mahlzeit. Vive la paix. Mahlzeit. Aber die Suppe ist gut. A la voce. We're all friends. And the soup is good. Je ne veux pas de la guerre. Je suis artiste, moi. Was? Hast du ein bisschen Artist? Richtiger Artist mit Handstand und so? Artist? Artist! Artist Variety. In London, Alhambra. Paris, Moulin Rouge. Berlin, Wintergarten. Überall. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Monsieur Dame, Joe Smile, Artist International.
International program number 1. Number 1. There you are. So that was Niemann's Land. So just a little clip. If you haven't seen it, I've screened this here several times, but it's a very important film, although very little known. The other very famous person, a soldier, black soldier that I would like to show you, is the one, of course, in Rossellini's films in Paisan, Joe, who I'm going to introduce you right now. So if you bear with me, have a little clip of that. Storm for your personal amusement, Mr. Ariel? Yeah, bring it on, bring it on, Admiral, bring on the storm! Hum, hum! Hum, I love that, Mr. Admiral, bring it on, bring it on! You see that storm, Paisan? I love that, bring it on, Mr. Admiral! What do we do now, Admiral, in the storm? Hum! Admiral said there's a plane ready. Come on, Paisan, we'll get into the plane. Come on, Paisan! Ram! I love this plane. Look at the skies. Look at the skies. Not a cloud in sight. And a million stars. If I had two ropes, I could swing here forever. I love this Paisan. I love this Paisan. There's New York. New York. New York. There's Luna Park over there. And there's a million skyscrapers with 1,000 lights to welcome me home. I'm a hero. I'm a hero, Paisan. And I'll take you up Wall Street. Up Wall Street. With a ticker tape for me, that's for me, the celebration for me. Yeah, for me, and you. And there's City Hall over there. I'll introduce you to the mayor. Hiya, Mr. Mayor. He says everything is prepared for me. Now we'll go up Broadway. Broadway's the biggest street in the world, and it's my street. I own Broadway to the Waldorf Astoria. When we go into the Waldorf Astoria, you have to be careful. Only the elite. Now we're in the Waldorf, and look at the big, thick cushions and the gold furniture. 1,000 servants, all for me to serve me because I'm a hero. I'm a hero. Now we're going to eat. Look at the food. Look at the food. Caviar, there's chicken, there's turkeys, wine, whiskey, beer, champagne, everything for me. Eat as much as you want, Paisan. Eat it. I've got enough to eat. Now I think we'll go to sleep. Come on, we'll go to sleep. Paisan, come on the train. We have to get ready to go home. It's going to take me home for another celebration. It's just celebrate for me every day. Going home. I don't want to go home. My home is an old shack with 10 cans for doors. I don't need that key. I don't want to play no more, Paisan. I don't want to go home. I don't want to go home. Joe. Sidurul, mi ma rubeshka. Why do you steal? Huh? Let's have a look. I wouldn't be surprised to find a battleship in your pocket. Take it off. And where'd you get this sweater from? Huh? Where'd you get that sweater? Where'd you get that sweater from? I suppose you want to fight me now, huh? Why, you come back here. Come here. Come here.
catch cold. You don't think it's all over, do you? You'll have me running after you, you little rogue. Come on, put it on, put it on, put it on. So that was Dot Johnson in Paisan. Again, if you haven't seen Paisan already, I really recommend watching it. It's a must be seen film. It's a very important film, and again, this relationship between the American GI that represent liberation from fascism and all those things, and his relationship with the little boy, who's, I mean, bare feet and completely abandoned. The relationship between those two characters is extraordinary, very, very, very moving. But tonight we're going to be more in a sort of more funny mood. It's John Kitz Miller, and it's in a comedy which I invite you to watch now. Enough talking. You must see the film now. Questa storia non è una storia inventata. I personaggi sono veramente vissuti. Anche il paesino dove essa si è svolta esiste davvero. Gli uomini in quel tempo erano occupati ad uccidersi tra di loro, ma il paesino così in alto non aveva interessato molto quelli che facevano la guerra. Nel paesino non mancava nulla. La chiesetta per battezzare quelli che nascevano, il piccolo cimitero per seppellire quelli che morivano, il campanile per dire le ore a quelli che vivevano. Francesco continuava ad aprire ogni giorno la sua bottega, che spandeva intorno un buon odore di prosciutto e naftalina. Tonio invece apriva soltanto la domenica. Il parroco pascolava anime e faceva scuola. Il medico condotto curava uomini e bestie con lo stesso amore, e su quei gradini la gente sedeva la domenica a parlare. I tedeschi erano passati di qui, ma avevano lasciato solo un telefono e un soldato a guardia di un piccolo deposito. Il segretario politico, insieme a lui, aveva l'incarico di imbrattare i muri del paese con dei terribili bandi. Ma questo era tutto, o quasi tutto. La gente badava a lavorare. Quello può farlo anche il bambino, lo sai che è l'ora di preparare il pastone. Va bene, zia. Va bene, poi non va bene niente. E calmati pure te, neanche dovesse nascere l'imperatore del Giappone. Da dove? Tutto fatto. Maschio o femmina? Femmina. Ah, ma come già sta in piedi? Che caruccia. Ha sofferto così un po'. Bene, bene. Beh, certo, sono facile.
Adesso bisogna preparare un paltone. Sì, che ci metti? Acqua e farina. Ah, ci metto pure un po' di bicarbonato e cremore, dice che gli fa bene le pugna. Sì, bisogna starci attenti. Ehi, zio Tigna, gliela compri la sedia a dondolo? La compra a te che sei peggio di una creatura. E poi piantala di chiamarmi zio, alla larga dei certi nipoti. Va bene, ti chiamerò papà. Ma dimmi una cosa, perché invece di fare lo spiritoso non te ne vai a casa? Lo sai che non mi piace stare chiusa dentro casa? È la questione che qui è poco igienica, è meglio stare chiusa a casa che dentro un vagone di quelli che vanno in Germania. Capito? Scemo. Palletta? Non mi chiamo Palletta, mi chiamo Silvia. Via, non farla per malosa. Finiscila, Franco, per piacere. Beh, se me lo chiedi così. Ehi, chi mi dà un po' d'acqua? E prenditela da te, non vedi che lavorano? No, sarebbe troppo complicato. E dategli quell'acqua così la smette. Basta che la fai finita, tieni. Ah, così impari. Almeno potevi avvertirmi, tenevo la bocca aperta. Beh, adesso te la vado a prendere io. Grazie, Palletta. Lo sai che ho fatto una scoperta? Che scoperta? A volte mi vengono in mente tante cose da dirti, ma poi non ci riesco. Oppure ci metto un sacco di tempo. Chissà da che dipende. Poi, schifo, come lì. Come lo scorcio. Come sono io, lo sto. Hai capito, biscotti. Faccio, camarati. Pure, camarati. Certo, Nannim. Lo sto. Nannim. Ora, Nim su. Ma lo fa tap this beast. Look this beast. E chi ha messo la porta? Ma come sono fuori? Guarda qui, che sta succedendo? Quel mascalzone dà confidenza ai tedeschi. Lei fa la graziosa coi vagabondi. E quel cagnaccio lì, lo vedi? Quello è il più delinquente di tutti. Ma zia, Cito non è a colpa se il tedesco lo ferma ogni volta che lo vede. E Franco lo sai bene, viene qui come va dagli altri. Nessuno ne ha colpa. Intanto se non ci foste voi tre, queste cose non succederebbero. Si starebbe in pace. Lo dici tu. La senti? Come alza la cresta. Quella è peggio di sua madre. Beh, Corinna. Va bene, difendili. Poi ne riparleremo, vedrai. Non è che li difendo. Via qua a te. Zia Corinna c'ha ragione, capito? Io con voi sto a casa mia. Che vuole far passare un guaio? Non sapete che sia uno di quelli che viene in 5 minuti, tira fuori un lanciafiamme come se fosse un cerino e dà fuoco a tutto? Qui stiamo in campagna, mica stiamo in città. Corinna! È scappato. Chi? Il maialetto nero. Che ti dicevo io? È scappato. L'ho visto io. E dove è andato? Su, per il bosco. Chi lo ripiglia, bravo. Poi non famo scherzi che le bestie sono tutte denunciate. A quelli che gliene importa. Lo segretario politico te la vedi te, io. Tu finisci in galera. Ma zia, è stata una disgrazia. Andate subito a cercare Maiale. Io me ne vado. E portatemelo subito qui, subito. E ricordate, vuoi tornare col Maiale o tornare per Farfacotto, eh? Se mi intesi, via. Sai cosa ti dico? Mi sono proprio stufata. Hanno degli altri parenti, vadano da loro. Non ne posso più, ecco. Buona, non ti arrabbiare, ragazzi. Nino. Ormai non si trova più. Non se lo saranno mica mangiato. L'ha trovato. Piano, se non si spaventa, non lo troviamo più. Accidenti. Thank you.
Ronald. 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 Buongiorno. Ronald. Che cosa ho letto? Ma siamo venuti per quello. È nostro. Mi dispiace. Uno che non mangia da 2 giorni non pensa a tante cose. Ma è da questa mattina che lo stiamo cercando. Potete prenderlo. Vuol dire che mi arrangerò altrimenti. Ronald. Why are those kids? I don't know. They look like a couple of nice kids. Let's get out of here. Water? Some water, please. Ma che cos'è? I ferite nelle gambe, la ferita lì ha fatto infezione. Siete prigionieri? Già, americani. Volevamo passare le linee, ma ci siamo dovuti fermare per lui. Ora siamo nelle vostre mani. Come nelle nostre mani? Beh, certo senso. Ritornando in paese racconterete quello che vi è capitato e ci prenderà. Ma noi non facciamo la spia, sa? Scusi. È molto grave. Ho paura che così, senza medicine, senza nulla, non se la cavi. Ma potreste tentare in qualche casa. Se questa volta ci prendono, ci mandano dritti al muro. Ci ho sperato su un tedesco facendo. Silvia! Silvia! Cos'è? Niente. Sono venuti a cercarci. Buona fortuna. Grazie. Ehi! Ehi, il maialetto! Non lo prendete? Non importa. È meglio. È meglio che lo teniate voi. Momento. Come ti chiami? Silvia. Io, Rob. Può darsi che non ci incontriamo più, Silvia. Volevo ringraziarti di cuore anche per Joe. Arrivederci. Arrivederci. Il bando parla chiaro. Che bando? Quel manifesto che ha attaccato qui fuori, l'avete letto? Non lo so leggere. A me mi sa che lo fanno per pressionare la gente, ma come si fa a ammazzare un cristiano così qua? E la miseria. Si campa mica 10 volte. A me mi sa che non è vero. Non è vero? Tutto è vero. I bandi sono veri, le fucilazioni sono vere, le impiccagioni sono vere, eppure i morti sono veri. Vabbè, ma dico, a me mi trovano un prigioniero dentro casa senza che ne so niente, così, è la colpa mia. Già, e allora sarebbe troppo comodo. Tutti potrebbero dire la stessa cosa. Uno dice, mi è voluta domandare, sapete com'è? Ci avete un concetto d'olio? Ma che stava a fare i ragazzini? Ma insomma, avete cercato bene? Ma sì, nonno, dappertutto, fin su alla macchia, niente. Ma certo che io a tuo zio non glielo dico, glielo dite voi, ci sarà da ridere. Allora, le case vicine che c'entrano? C'entrano perché è, come si dice, responsabilità collettiva, capito? Non so legge. Ognuno ha il dovere di vedere quello che succede nelle case vicine, nell'interesse comune. Ma ha capito che non so legge. Meno male che noi siamo isolati. Sì, noi potremmo stare tranquilli. Sì. Casomai bruciano solo casa nostra. Accidenti. Accidenti che? No, dico accidenti così per modo di dire. Mica loro. Ma insomma, bisogna che uno si impicci da affari dell'arte. Purtroppo. Ah, eccoli qua i vagabondi. E naturalmente a mani vuote. Cosa ti dicevo io? La signorina invece di cercare il maiale sarà stata a cogliere i fiori. Da capo, ci siamo. E io me ne vado per non sentirvi litigare. Vostra zia c'ha ragione. Se ritorno a casa quasi a notte. Avevo scambiato casa per un albergo.
Ci avevi detto che se non lo trovavamo... Silenzio, io vi dico soltanto una cosa. Che se vi ripresentate a casa a quest'ora, vi chiudo la porta in faccia e chi si è visto, si è visto. Allora, zio, non ci mandi via. Chi lui? Figurarsi, avrete tempo di bruciarla questa casa, di perdere la mucca, i vomiti, di sradicare gli alberi. Un momento. Scusi tanto. Prego. Vi dico soltanto una cosa. Andate subito a letto, senza cena. Scusi. Via. Beh, allora me ne vado io pure. Tigna, ricordate la denuncia delle bestie. L'ho fatta la denuncia, non si ricorda io l'ho mandata su casa assieme alla mezza sacca di grano? Perché forse non andava bene? Sì, andava bene, ma mandamene un'altra. De che, le denunce? No, un'altra mezza sacca, così è una. Arrivederci. Mio socio, vecchio trombettiere. Bersagliere, sì. Ho suonato l'attacco, ci ha lasciato. Vecchio bersagliere. Bell'arma, bersagliere, l'arma de... Ma che razza d'uomo sei? Sempre zitto stai, non ti vergogni. Non bastava a mezzo, un'altra mezza adesso. Forza, dai! Ancora un po' andiamo per la strada a domandare la carità. Lascia perdere, non ti arrabbiare. Sono cose che passano. Lo sai, io voglio vivere in pace. Vivere in pace? Come si fa a stare tranquilli con un uomo come te? Il primo a denunciare le bestie, il primo a consegnare l'ammasso. Anche tua madre daresti l'ammasso, anche tua moglie, sì, anche tua moglie. Di no, avanti, di no se sei capace, di no. Non posso perché le mogli all'ammasso non le pieno. Silvia, che vuoi? È simpatico l'americano, eh? Dormi, dormi. Quanto siete carini quando fate finta di dormire. M'avete preso per scemo? Su, basta con sta commedia. Grazie, zio. Non c'è da ringraziare, non voglio che rimanga pane duro a casa, ecco. Bisogna fare economia. Già, e non dite niente a vostra zia, che non voglio. Zio. Che c'è? Che cosa prese il nonno quando ebbe l'infezione? Prese le pasticche di sulfam... Perché? Mi sono punta a un dito. Fai vedere. Ma io non vedo niente. Ma mi fa male. Succhia. Così forte. Guarita. Zio, non è per me, è per Citto. Si è fatto male a un ginocchio. Aspetta, cuore. E questa è l'infezione davvero? Che hai preso? Bossi, non mai... Non lo mangiare, lo portiamo a quelli domani. Ne mangio un pezzetto per far vedere che mastico, va bene. Ma di un po', quella medicina farà bene anche ai negri. Ma sì, che domanda. Zitto, zitto. Parte, su. Che la piglia adesso? Guardiamo piano. Domani? Sto mangiando. Te va bene, te fa digerire, su. Apri bocca che voglio. Ecco qua. Pure te, che infezioni, che infezioni non si sa mai come vanno a finire. Qua, apri bocca, bella boccuccia, ecco, ecco fatto. E domani mattina un'altra quattro, che te porto, no, te porto io, se no tu le butti. Adesso mangiate e dopo a Ninna. Domani mattina vengo a svegliarvi io. Che fai? Vengo, senza cena dovete stare, capito? Ecco, mangiate su. E domani sera pure, senza cena. Lo porto io. Corinna! Che è successo? Le mutande! Che hanno fatto? Sono volate via! Il vento? No! Gli spiriti! Oh, madonna mia! Ma io dico come non vi vergognate ancora a parlare di ste stupidaggini! No, il babbo c'ha ragione, qui sparisce tutto, la mucca non dà più latte, le galline non fanno più l'uovo, madonna mia, qui ci stanno gli spiriti! Ah, ma siete proprio ridicoli, oggigiorno ancora si deve parlare di spiriti!
Chi ha preso il tabacco? Era pieno. Pure il tabacco. Sei stato te. A che fa? A pian tabacco. E che fumo io? Sure, Joe. I'm going. You just drink this. You just think about getting better. Come sta? Deve avere una febbre da cavallo. Cosa dici? Vuole che mi ne vada senza di lui. La stanotte è incominciata così. È una sessione. Che volete fare adesso? Bisogna che tente qualche cosa giù in paese. Le notate si fanno fredde e in queste condizioni una polmonite fa presto a portarselo via. Vorrei fare qualcosa per voi. Ma Franco non è più venuto. Avete fatto anche troppo. È meglio che andate. È già tardi per voi. Allora torneremo domani. Domani? Sì, domani. Grazie. Tito, Tito. Tito, senti. Avanti. Hai chiuso la porta della stalla? Ma ne sei sicuro? Sicurissimo, perché? Gli spiriti, senti. Ma da dove sono? Sta zitto. C'è. Ma non l'aria per te. Io no. Poggiala. Non trema. Che fai? Non si sa mai che... Ho visto, fuori o sparo. Andiamo. Che strilli, ho portato io. Non sentiti. Il giorno sono nella tromba, la notte ci sono gli spiriti. Quando mi fai dormire, se posso sapere? Tu. Eccola. Aspetta che ti ho toccato io, non ti faccio. Porca miseria, uno sta a dormire bene e meglio, ma ci mancano pure gli spiriti della notte. Domani cercherò di venire io a governare le bestie. Silvia, guarda! Ma dite un po' che è morto qualcuno? Deve benedire la stalla e tutto quanto. Venga, andiamo. Ma mo' cominciamo con gli spiriti pure la mattina a buon'ora? Don Giacchì, ma che c'è l'acqua santa da sprecare? Non gli dia retta, reverendo, venga con me, cominciamo dalla stalla, ci sì, si sente meglio. Di più. Io vorrebbe sapere chi è sta buffonata, vorrebbe sapere. Ci voleva, altrimenti qui ci empiamo di spiriti. E che ci frega, gli spiriti non mangiano mica, no? Lasciamoli fare, noi ci fanno compagnia. Eccola, è questa. E tu non entri? Beh, che fai? Ho paura. Ma che paura? Ma non basta l'acqua santa, ma pure le preghiere ci vogliono. Levete. No, tu non entra che sei scomunicato. Prega, prega tu. E voi che state a farli? Andiamo, andate via, che non c'è il teatrino qua. Gesù, chi ha chiuso la porta? Sarà stato lo spirito che ha paura delle correnti d'aria. Senti, non scherzare, chi è che ha chiuso la porta? Sarà stato il reverendo. E perché? Così, ma... vuol benedire meglio la vacca. Reverendo. Reverendo. Oddio, non risponde, che starà facendo? Starà facendo colazione. Capirai che la vacca piena di latte. Reverendo, entra te. No. Sì. No. Reverendo. Ma perché non risponde? Come fa qua, a bocca piena? Mo' entro io.
Coraggio, coraggio, non è niente, su. Ha avuto paura? Paura? Paura, no, ma è stata la sorpresa, sa? Apri, Tita! Signa, apri! Apri, Tita, rispondi! Va a vedere. Perché ci devo andare proprio io? Perché sei un uomo. Te ne ricordi quando ti fa comodo? Va bene. Apri, Tita! Rispondi, ma che è successo? Ma quello è un ascaro! Insomma, Tita, rispondi! Dietro voi il padrone? Sì. Scusateci se siamo entrati così, ma... Insomma, rispondi! Stanotte è temporale. Il mio compagno è molto grave. E dovete venire qui, ne avete letto i bar. Come state, reverendo? Bene, sta bene! Io dico lei, reverendo. Sì. Bene tutti, figliola. Beh, adesso che il temporale è finito, ve ne potete andare. Non si tiene i piedi? Come posso portarlo in giro? E poi è di giorno. Lo so, ma la questione è che io ho solo sta pellaccia maledetta. E se lo trovano qui dentro, quello mica posso dire che è mio cugino. Se usciamo ci prenderebbero. Coraggio, su, non si può far ammazzare un cristiano così. Sì. Ma io non voglio far ammazzare nessuno, reverendo. Perché non lo porta lei nella sua parrocchia? In parrocchia? E come faccio, figliolo mio? Se qualcuno lo vede, succede finimondo. Perché invece se lo trovano qui ci danno un premio. Sì, ma qui ci sta già, e usando un po' di prudenza. Se ci fossero dei rastrellamenti, capisco, ma qui da noi, lo sai, grazie al cielo, non succede mai nulla. È la questione che qui, grazie al cielo, le cose ne succedono pure troppe. Beh, coraggio, su. L'unica è di chiamare subito il medico condotto. Così prima lo cura e prima ve ne liberate. Ah, vabbè, mo lo famo sapere pure al medico condotto. Quello non parla di sicuro. È un vecchio socialista. Il segretario politico non lo può soffrire. Ma che fa? Si è addormito? Come sta il reverendo? Reverendo Cal? Zio Tigna, facci entrare. Vengo, vengo. Tiratelo su intanto. Avanti, beh, palla, che è successo là dentro? Niente, tu vada al medico e Diego Tita. Il medico? Dio, è successo qualcosa, reverendo? Il reverendo sta bene, tu aspettalo in parrocchia, c'è la vacca che sta tanto, tanto male. La vacca, che gli avete fatto? Sto zitta, passa un solaio e metti in bel pagliericcio, tu non fai la gradina, hai capito? Ma stupida! Sto impazzito, vuol mettere la vacca in solaio. Si ha paura che andiamo figli il prete. Thank you. Non rimanere solo Gio, io andare via. Se rimanere Gio, potrei venire anche Quinta Armata. Prendi la coperta. Su, mettere in testa sopra così. E che mi metti la coperta in testa a me? Ma io che... Insomma, che è successo? Giusto là, ma chi è? Chi è? Voglio sapere. Non è niente. Allora, reverendo, me lo dica lei, chi è? Stai calma, figliola, su. È un amico. Anzi, sono due, se la tengono per un quarto d'ora. Io dica lei, reverendo. Sì. Ma io le voglio vedere. Sì. Oddio, un negro! Ma zitta, che non è un negro, è solo un pochetto abbronzato. Perché se matta, ma fa sentire ai tedeschi, mi fai per peccato. Buona. Ecco fatto, dai il sapone. Chi gli lava i piedi? Ma che piedi, ce lava in mano. Ah sì? Eh? Ma quando c'è i piedi sporchi, come se ne accorge? Ma questo c'è nato con i piedi sporchi, dico neri, scusi. What is this? Am I very bad? No, there's nothing to it. Ti rimetterà, stia tranquillo, l'abbiamo preso in tempo. Very well, son, very well. Oh, you speak English? Lo sapevo, ma ormai l'ho quasi dimenticato. Mosche. Gli spiriti non solo mangiavano. Portavano pure le mutande mie. E le maglie. Quello mi aveva impiccato. Ma perché ti impressioni tanto per un ascaro? Sono buoni. Ne ho conosciuti tanti e Sharashat. Ma del resto, settimana più, settimana meno. Cerca piuttosto di nutrirli bene. Oh, uno di questi giorni ti porterò qua un capo partigiano. Capo che? Partigiano. Così ti risistema lui sulla montagna. Sì. Ma sarebbe meglio a portare loro del capo partigiano. Ma cosa sono queste paure? Invece di essere contento che ti è capitata una cosa simile, sì. È un orgoglio, una soddisfazione. Sì, sì. Ci vediamo, eh? Sì, arrivederci. Non ti disperare, figliolo. Tutto è nelle mani del Signore. Basta accostarsi a Lui con fede perché tutto vada per il meglio. Qualche messa alla Madonna, qualche cielo a Sant'Antonio ed anche qualche piccola offerta ai poveri e alle anime smarrite. Niemand zu Hause! Deutsch, Reich und Deutsch! A zia Digna, di averità, ci ha avuto paura, eh? Che possi l'ammazzo.
scusi tanto, sai. No, no, ci vuole, perché certi scherzi non è proprio il caso di farli. A fra vieci, sono gli americani. Hai detto gli americani? Sì, c'è pure un negro. Un negro? A te sei fissato? Dove stai andando? Dove tutte le finestre? Mantenemo voci meglio se la metto dentro casa. Ma lamento! Mamma mia! Se vuoi sta zitta, allora io me ne vado. Sì. Arrivederci, figlioli. Ma te vuoi sta zitta, papà passanguaglio? C'è un mercato partigiano, ma grazie del signore, che fai cercare? Domani vado dal segretario politico, mi informerò. Ciao, Degna. Buongiorno, signor segretario. Come vai da ste parti? Non c'è pandemia? Sì, ma ho messo gente a conto. Sono venuto per fare delle spesette. Ah, niente a cottimo, spesette, no, affari vanno benino. Sì. Oddio benino, mica tanto. Troppo dolce per vino. Beh, novità? Novità di che genere? Così, dico, insomma, come vanno queste cannonate? Ah, cannonate? Vedo che pure tu ti interessi le politiche. Oddio, mi interessa, a forza di sentir parlare di guerra, di cose, di spari, uno a un certo momento... Se butta. Eh? È più che logico, a un certo momento uno da una parte o dall'altra. No, non è che mi butto, dico così per modo di dire, dico quando finirà questo strazio. Che strazio? Oddio, strazio, dico questa simpatica guerra. Ecco. Questa guerra? Questa guerra. Fra giorni, sta tranquillo. Ho avuto informazioni precise, fra giorni i tedeschi faranno una grande avanzata, sta tranquillo, li ributteranno a mare. Accidenti. E... altre novità? Più novità di questa? No, mi riferisco a piccagioni, fucilazioni, questi rastrellamenti, per esempio. Ah, rastrellamenti. Sì, fra qualche giorno ne ordino uno. Ah, perché? Così, ce l'ho. Un rastrellamento ogni tanto fa bene. Serve a rinfrescare la memoria. A proposito, eri tu che mi dicevi che non credevi ai bandi, a quelle cose che c'erano scritte, è vero? No, io dicevo, possibile che sono così severi nel castigare... Guarda un po' qua, che te ne pare? Leggi, leggi, che ti persuaderai. Cosa hai visto che roba? A Germignano, pochi chilometri da qui. Signor Ronald. Oh, buongiorno, Silvia. Che bel vestito. Come ti sei fatta bella stamattina? Buongiorno, dottore. Accidenti, che eleganza. Come stai, Gianni? Bene. Contento? Accipicchia, come sei bravo. Molti allarmi stamane. Ehi, dico a te, Silvia. Ah, uno solo. Il tedesco è andato a passeggiare fino alle ultime case e il parroco ha dato il segnale prima del tempo. Bravo, mal parco, coscienzioso, fa sempre il suo dovere. Silvia, i tamponi per piacere. Non gli pare che sia angelino? No, queste cose si fanno o non si fanno. Solo così la Germania può vincere la guerra. Resti tra noi. Ma la Germania vincerà... Che vuoi dico questo? No, dico se la vittoria... Basta così. Ringrazia Dio che è suo amico. Perché con quello che stai dicendo c'è stato da 3 a 7 anni di galera. Perché? Per disfattismo politico. Ma io mica dico, mica... Basta. La Germania vincerà la guerra. Vabbè, vinca la guerra. A me poi... Io dicevo... Beh... Ti saluto. Dai. E vado su a casa. Ah, beh, faccio 4 passi pure io da compagno. Per carità, c'è una stradaccia piena di polvere. Ne fa bene a fare 4 passi, mi serve per buttare giù. Ma mica è vero, per carità. Io faccio 4 volte al giorno, tieni, guarda che pazzo. Ma tanto io devo andare un pochetto in giro, perché mi devo rendere conto di quello che succede qui nei dintorni, come è raccolto, come non è. E se no che segretario politico sarei? Bisogna per forza che mi renda conto di tutto. Accidenti, che lusso! Che abbiamo ricevimento oggi? Non fare lo stupido. Faresti meglio a girare al largo. Se ti vede zio Tigna lo senti. E perché? Se ci stanno gli americani ci posso stare anch'io, ti pare? Io non lo so, diglielo a lui. Falletta.
T'ho detto 100 volte di non chiamarmi Palletta. Ora non devi darti delle arie perché hai conosciuto un giornalista americano. Il signor Ronald è una persona molto educata e simpatica. E poi non mi chiama Palletta. Tieni. Beh, perché lui non ti ha conosciuta quando eri grassa come un maialetto. Non ero grassa. E poi il signor Ronald non me l'avrebbe detto. Oh mio Dio, chi sarà mai questo signor Ronald? È una persona educata, che sa tante cose e non un fannullone come te. Tante cose, per forza. A furia di girare il mondo anche uno scemo impara tante cose. Però c'è una cosa che il signor Ronald non sa. È difficile. Sono sicuro. Non sa quanto stai meglio coi capelli all'insù. Lasciami lavorare. Non ho tempo da perdere come te. Va bene, ho capito. Tieni. Dove vai? Vado a fare 2 passi, visto che qui do fastidio. Franco. Franco. Ormai è completamente guarito. In 1 settimana è a posto, potrà camminare proprio bene. Potremmo camminare a volere. Eh già, anche lei sarà stanco di stare sempre qui. Beh, domani mi faccio ancora vivo. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Cos'è che non la fa dormire la notte, signor Ronald? Ma come sai che non dormo? La mia camera è sotto al solaio. La sento camminare. Come stanotte, per esempio. Allora, neppure tu dormivi? Non avevo sonno. Forse perché mi sento come in gabbia. Non mi sono mai fermato tanto tempo in un posto solo come questa volta. Davvero? Già. Facevo il corrispondente nei giornali. Oggi qui, domani là, sempre in giro per il mondo. E allora, capisci, mi sono abituato male. Pregherò il parroco di darmi qualche libro, così il tempo le passerà più presto. Non ne ho bisogno. C'è una finestrina sul solaio che è molto meglio di un libro. Di lassù ho scoperto tante cose che prima non immaginavo. Tanto che mi è venuto in mente di scrivere una storia. Una storia? Sì. Sarà la prima storia sincera che scriverò. Finora mi sono sempre occupato di quello che succedeva, non dal perché una cosa succedeva. E questa storia com'è? Ancora non so bene. So solo che c'entra una casa come questo. Una maniera di vivere che mi piace. E dalla gente apposta che sa quel che vuole e una ragazza come te. E poi la guerra. Una strana guerra dove uno vive come nei migliori ricordi di ragazzo. Dimenticando la morte che ti sta sopra sempre pronta a saltarti addosso per un fasciale di paglia. È davvero una bella storia, signor Ronald. Mi piacerebbe tanto che finisse bene. A proposito, il vino bianco l'altro anno non me l'hai fatto mica assaggiare. Ah, sì? Ma ne era anche qui. Ma me ne muovo lo stesso. Vuol dire che gli manderò un barilotto bianco qui? No. Non ne parliamo più. No, dico, mandamene uno bianco e uno rosso, così posso alternare. Quando vedo quello mi avanza la testa. E perché, poveraccio? Poveraccio quello. Il 25 luglio a mezzo alla piazza mi ha preso a calci. No, non te ce dici. Mica me ne scordo io. Dal primo rastrellamento che ci sarà, vedrai che gli capita. Se l'accorgerà. E tu pure, cerca di non bazzicarlo tanto. O venire il momento che paghi pure te. Perciò, ho avvisato che è mezzo salvato, capito? Buongiorno. Buongiorno. Sono stato su a visitare il ragazzino. Sì, ti piglia proprio benino. Canta, cammina. Canta? Sì, è allegro. Canta sempre. Oh, ho visto il bando a casa tua. 10 sterline a chi riconsegna un prigioniero. Accidenti, se ce ne capita uno, facciamo a mezzo e ci compriamo un bel paio di stivaloni. Ti è proibito sputare? No, non è proibito. Ciao, Dino. Ciao. Adesso che arrivano gli alleati se ne accorgerà quello lì. Ma chi cantava, Citto? No, il negro. E come si mette a cantare? Oh, guarda di non farti vedere troppo con quel tipo, perché tu mi capisci? Poi dopo, quando arrivano gli altri, c'è sempre qualcuno che può fartela pagare. Dunque? Ho avvisato mezzo salvato. Con lei ma posso fare, con quello del manco, che come fai sbagli? Ma farò col negro.
Ciao. Brucci cicci. Ma che pazza uscire fuori di casa così? Se lo vede qualcuno mi fa passare un guai. E tu che hai fatto? Tutta incicchettata così. Zio Tino! Uccellini! Via giù, che non è finita la guerra! What? Come what? Io dica lei che la non capisce! Appunto, glielo spieghi lei che non siamo sta là per vedere uccellini! Non lo capisci io! Porca miseria! Se levi! Levati te! Giù! Porca, poi dice uno direi sassi ai negri, mannaggia la guerra e chi l'ha inventata! Ma che te grandi, via giù! E i palletti? Silvia. Ah. Vuoi che ti aiuti? No, grazie. Sai cosa stavo pensando? A quel giorno del tedesco. Quel giorno volevo dirti una cosa e poi arrivò lui. Ora mi è ritornata in mente. Si vede che a stare sui muretti mi fa uno strano effetto. Già, me ne sono accorta. Vedi, Palletta, tu non lo sai. Ma da ragazzo, quando ti vedevo, provavo una sensazione strana. Come se le gambe mi si svuotassero. Quando vedevi me? E che c'entro io? C'entri? Non hai capito quello che voglio dire? No. Ah, beh, ma allora, fai conto, uno vede una ragazza e gli capitano queste faccende non solo quando è sui muriccioli, ma anche quando è in Africa, in Grecia, quando è in guerra. E alla fine si accorge che bisogna farci qualche cosa. Che ne dici, Silvia? Sei un bel tipo. Per rispondere bisognerebbe che capissi gli indovinelli. Di questa la sonata Sharashat. Ci sei mai stata Sharashat? Non sapere. Come non sapere? È Menelicche. Hai conosciuto Menelicche? Non sapere. Ma che razza di Ascaro sei? Non hai conosciuto neanche Menelicche? Sì, sì. Ah, sì, e la tromba, sì, la tromba, sì. La sai suonare? Non sapere. Come non sapere? Te la insegno io. La soffia, soffia. Così, così. Ah, Madonna. Ma quando finirà questa storia? A me non piacciono i negri per la casa. Hai sentito cosa ha detto il segretario politico? No, che ha detto il segretario politico? Ah, non sai quello che combinano i negri? Che combinano? Adesso te lo dico io. Capito? Possibile. Sì, e qui a coso. E la miseria. È pericoloso. Pure per me? E come no? Esagerata. È pericoloso per tutti. Ma è pericoloso per tutti. Ma tu non capisci. In granaio c'è l'americano, in cucina c'è il negro, in cortile c'è il renitente la leva. Questa è diventata peggio di una caserma. Ma tu lo sai come sono fatto io? Mi fanno pena, rischiano la pelle. A te tutto pena te fa. Tu, su, è sentantina umana. Pensa che pure quelli hanno una madre, una famiglia, che ci sarebbero riconoscenti se sapessero quello che stiamo facendo per loro. Signor Donald. Che c'è, Silvia? Scusi, sono venuta a dirle che si vaccini. Grazie. Ha lavorato molto oggi. Sì. È andato molto avanti, signor Ronald. Abbastanza, ma sono arrivato ad un punto difficile. Perché? Lui si è accorto di voler bene alla gente che lo ha aiutato e non vorrebbe per nulla al mondo che succedesse loro qualcosa a causa sua. Che cosa pensa di fare? Non so ancora. Io credo che anche a quelli della casa dispiacerebbe se gli succedesse qualcosa. Per questo è difficile, Silvia, vedi. Un personaggio è andato cambiando per la strada e io non so che fare. Deve sempre chiamare, non trovate mai la strada. Ciao, Ronald, l'ho trovato il posto, sai? Ah, sì, dove? Qui vicino, è un posto poco frequentato. Soltanto non è molto allegro. Non ha importanza. Da. È una cappelletta nel cimitero. Nel cimitero? Non c'è altro di meglio. Se poi dovesse andare male, come dire, ci troviamo sul luogo. Beh, ragazzi, io non vorrei... Insomma, io non caccio via nessuno, chiaro? Lo so, Tinia, ma Joe sta bene ormai. Presto ci sarà un'offensiva alleato e siamo noi che vogliamo aspettare in altro luogo. La questione è che io invece ho inteso di che ci sarà un'offensiva tedesca. Ah, Fra, mi porti con te? Avrei paura, ci avrai tempo quando sarai grande. Ma poi finisce. Poi ne ricomincia un'altra. Beh?
Scusa. Buon appetito. Quando tutto sarà finito, ci rivedremo. E saremo allegri allora. Che hai intenzione di ritornare? Sì, è un bel posto questo. Mi piacerebbe avere una casetta sul limitare del bosco per passare un po' di tempo all'anno. Chissà se sarà facile avere un pezzo di terra. Sul limitare del bosco? Ma dici sul serio, Rona? Sì. È facilissimo. Quella terra è mia, con 4 soldi te la prendi. Tanto non mi rende niente. Perché sei vagabondo. Renderebbe molto di più se ci stassi sopra. Che idee. So l'idea che c'aveva per popolaccio di tuo padre e le mie. Uno non c'ha diritto di venire la roba che hanno lavorato altri. Solo un mascalzone lo può fare. Sicuro, uno dovrebbe sgobbare tutta la vita per vedere crescere due erbacce. Ma zio Digno, sono successi troppi fatti in questi ultimi tempi e la gente è cambiata. Per quella terra non cambia niente, basterebbe un po' d'acqua per farla rivivere. Te farebbe campare benissimo, perciò non la vendi. Ma io faccio quello che mi pare. Oh no, io non ti caccio via giusto perché è questione dei giorni, sennò a quest'ora... E vabbè, me ne vado subito, tanto giorno più giorno meno non cambia un accidente. Aspetta. Ma no, lasciami te. Franco. Io non capisco, gli vuoi bene come un figlio, poi lo tratti così. Vado a richiamarlo, zio. Tu pensa a farti i ricetti e state zitta. Non mangiare più? Mangiare, mangiare, non ti preoccupare. Ah, credevo non mangiare più. No, no, ma se sono zio, schlitto giù l'ars, ma questo deve essere quell'idiota che gli vado a fare il solito scherzetto. Voglio dormi in faccia così si impara a fare lo spiritoso. Buonasera, signor tedesco. Me lo sto concentrando fuori alla porta, cos'è del paese? Oh, madonna mia! Non bisogna, ma come lo mettiamo? Guardate qui, qui dentro, vai dentro! Nein, ich du edles Saufschwein, komm ich doch mal rein hier. Anzeit. Mio comando ho telefonato. Che ha detto? Tu dire quando bestie tu avere. Ah, sì, sì. Poi qui lo devi fermare. Sì, prepara che la maglia piena. Capito? Citto. Citto, come here. Hans grande amico Pampini, nix pora. No, ma non penserai mica di metterci pure il cavallo? No, gli sì, dico però, che sono solo magnati a cena. Dove c'ho? In cantina. Oh, ecco. Sì, va bene. Molto bene. Meno male. Oh no, nix fredda. Abbiamo abbastanza di tempo. Ma te... Lasciamo bere adesso. Tuo buono vino in casa. Lo so, ma le bestie devo annotare. Lo sto. Proprio stasera questo. Tinka, anche io sono contadino come te. Io avrei grande casa, grande bella casa. E grande famiglia, 12 persone. Famiglia, belle persone, padre, bambini, moglie, tutti, lo zio, la zia, cugini e tutti altri, naten pros. Cinque anni non vedere, radio dire sempre grandi bombardamenti. Spero mia famiglia vivrà ancora. Ma gennaio, grande dolce offensive. Allora, dopo guerra finita, basta. Dammi ancora un altro. Dammi ancora. Beh, dopo questo andiamo a dormire. Come? Nix dormire. Non sono stanco. Io ho ancora sete, molto sete. Io starò molto bene qui. Adesso voglio raccontare la storia dei 5 anni della guerra. Nel settembre 1939, quando il nostro finisce, grande figlio meglio del cavolo. Ha cominciato la guerra contro la Polonia. Io sono diventato soldato. Nel febbraio dell'anno 1942. Ehi, Tinko, dormire? Eh? Nix dormire. Che nix, ci abbiamo sonno. No, 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 o sete, dai mia. No, c'è no, più, no, non bronchi. Cos'era? Sorci. Topolini? Sì, topoloni. Facciamo morto. Ah, bene, appetto bene. Führer. No. No, ma perché? No, ma sì. No. Ma sì, sono tu, no. Tutti noi. Oh!
Oh, sì! Tu non vuoi... Allegria, bisogna bere più bottiglie. Il cioccolatino si è imbracato quel fumo del mostro là nel girone. Bisogna prendere i suoi bottiglie, fate rumore, dite qualche cosa. Se no, che stasera andiamo a finire male. C'è il tedesco, viva tutti, viva camarati, viva più, viva tutta guerra, guerra caputte, guerra caputte. È meglio che si embriaca così, ci pensiamo più sulla volta d'orno, con la sera, Padanino, sentilo. Fagli venire la paralisi. Suona! What do you think this is anyway? Can't you hear me singing out here? Hop! I'll show you what a... Altra musica! Io leggo! Terzo bersagliere! Then my woman caught me right. Now lay that pistol down. What do you think this is anyway? Anyway, I'll teach you when to shut up. Open this door. Open it. Chi è? Viva Camarati! Cosa c'è? Chi è? Chi è? Lascia via! Vuoi sapere? Ma non è una mia santissima. Oh, my God.
desiderato la mia moglie. Ma guarda, tante volte un bicchiere di vino si che te combina, vedi? È finita la guerra. Ma tu avere un negro in casa, io nix sapere. Vabbè, capirai, con quei battoni che ci attaccava addosso al muro ci eravamo rimpiccati. Ma questo non è niente, c'ho pure... State zitta. Sì, lo so, sono puzzoni, ma questo è meno dell'altro. C'ho pure un disertore con un americano. Americano? Sì. Sì, è un amico. Dove? Dove sono? Ma ti chiamo, ma vengono. Franco? Dove sono? Beh, io ho scherzato, ammazzalo. Che mi facevi? A me? Che ti dicevo io? Ho scherzato. Dove sono? Col cavolo che te lo dico. Ma? È con lui. Siamo dove andate? Venite qua. Venite qua. Venite qua. Ma dove andate? Gianni? Che succede? Gianni, vieni qua. Vieni qua. Ma che succede? Il tedesco lo ammazzerà! E quella impazzita ammazza tutti, ammazza! Levatevi! No! Levatevi! Non andò fuori! Ma chi può uscire? Voglio chiudere la porta, ma che siete sceme! I partigiani. Kiss me once again. It's been a long, long. Olivia, Olivia! Che c'è? Che succede? Buono quel tedesco, eccolo, guarda! Ma che fanno? Ma sì, Che c'è? Che volete? Ma chi è che si diverte a farci scherzi? Finita la guerra! Finita la guerra! Finita la guerra! Anna! Anna! Che c'è? Che succede? È finita la guerra! Oh, bellezza! Riso! Riso! Sì. Che c'è? È finita la guerra! Chi l'ha detto? È il tedesco! Carolina, è finita la guerra! Giuseppe, Giuseppe, che succede? È finita la guerra, reverendo! Finita la guerra! Ma chi ha vinto? Germania! Sempre Germania! Ha vinto la Germania! Che te dicevo io? Io ho detto sempre che vinceva la Germania! Nein! Nein! Mangiare! Prendere tutta roba vostra! Got to have a horse, gonna get one here! Open that door! Mangiare, mangiare! That's my horse! That's him right there, got him! Prendere tutta la roba!
partito, è tutta roba nostra. E via a mangiare qui. Adriana! Ma no, non perdiamo tempo. Insomma, evviva l'immancabile vittoria! E io vi dico una cosa, che con questo non sono finiti... Imprescindibili doveri! Abie, pensate voi a me, non vi piace. Dico imprescindibili doveri che condurranno la patria ai più alti destini. Vedi se mi ripeti un po' del zucchero. Il nostro compito non è ancora finito. C'è un negro in tedesco che si sta a braccare. A te, è finita la guerra. Sì, te ne accorgerai domani. Mi pare che il negro non c'è più. Non è cercato, non vedete ecco. Nico! Nico! Sta buono, non lo vedo! Voglio Nico! Sta buono! Lasciatemi! Tinco! 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 Dove è il Nico? Dove è il Nico? Ancora voglia di fare il prepotente o il brutto vigliacco! Cani italiani! Chiamare se tutti cappuccio! Insomma, è finito o non è finita la guerra? Sì, altro che è finito. Qui comincia adesso. Ma il negro dove è andato? Beato lui che si è squagliato. Ma che scherzi sono, prima è finita e poi non è finita. Su, su, andate a casa, figlioli, andate a letto, per carità. Meglio di portare la Joy non si trova. E dove sarà andato? Si sarà infilato in qualche pagliaio, ha trovato solo questo. Ma da dove è uscito fuori sto negro? Lo sono trovato una mattina nella stalla, manco lo sapevo. Ma bravo, è bene a sapersi. Domani mattina... Te ne vado. Perché? Te ne vado a letto. Giuseppe! Giuseppe, vieni via! E vabbè, ringrazi. Tanto domani mattina ci pensa lui a picciarsi. Maria Vergine. Che si fa? Certo, quello dopo la figura che ha fatto. Telefona in mezz'ora, arrivano i camerati. Già, e in un minuto spianano tutto, specie se non trovano il negro. Bisognerebbe che non telefonasse più. Vorresti dire? Gesù, Maria Santissima, e voi ammazzereste un cristiano così? E lei vorrebbe che questo cristiano facesse impiccare chissà quanta gente e bruciare un mucchio di case? Ma non sa leggere lei. Ah, io non so niente, io me ne vado. No, no, ma che siete matti? Volete far distruggere il paese? Forse è inutile. Perché se quello non risponde al telefono, i camerati arrivano lo stesso. Beh, allora che famo? Aspettiamo che si risvegli. Con quella sbronza può darsi che non si ricordi di nulla. Vabbè, ma si ricorda quello. Quello non si ricorda di niente. Sa bene che comunque vada, troverà sempre qualcuno disposto a saldargli il conto. Vero, segretario? Sì, sì.
Io per me non ho visto niente. È d'accordo anche lui. Tu, certo, è meglio che fai fagotto. Carica quello che puoi e vattene nel bosco con la tua famiglia. Come, dottore? Io dovrei lasciare la casa. Meglio la casa che la pelle. Perché quello lì, se si ricorda, viene rifilato da te. Come faccio a lasciare casa mia? È l'unica cosa che c'ho. È andata così, Tigna. Che ci vuoi fare? Dottor, dica un po', ma quando il tedesco si sveglia e non trova il nero, che succede? Ma, quelli improvvisano, sono neurastenici. E se invece il negro lo trovano nel pagliaio di casa mia, che succede, eh? Se vuoi che ti dica, figlio mio, certo è pericoloso. Io penso che l'unica cosa è cambiare. Ah, sì, sì, io più la famiglia e me ne vado. Già, e io sto aspettando che il tedesco si svegli. Proprio a noi ce doveva capitare questo affare. Come si fa a lasciare la casa così? Oddio, Dio, che succederà adesso? Bruceranno tutto, la stalla, i mobili, tutto. Non c'entra più niente qua. I pedalini per l'inverno. Come faccio, Dio mio? Le federe buone di quando ci siamo sposati. E piantala, per Dio. Perché lo strilli un po'? Strilli sempre quando non c'hai ragione, mo che ce l'hai piangi come una pecora. Beh, non piagne, su. Su, coraggio. È un po' di nervosismo, capisci? Mi dispiace quello che sta succedendo, Tigna. Che ci vuoi fare, Ona? È colpa di sta guerra maledetta. Almeno prima se la sbrigavano l'uomini, invece adesso ci vanno di mezzo i ragazzini, le donne, le case. Andiamo su. Che è successo? Sono andati via tutti. E dove sono andati? Sullo spiazzo grande, aspettare quello che succede domattina. Vabbè, loro che colpa ci avevano? Casomai c'ho colpa io, no? Oramai erano compromessi tutti. E lei non è andata? Il dottore non ha voluto. Mi ha detto tu devi venire a piedi. Io per me, ma mia moglie. E lei, padre? Io devo rimanere per sapere come la pensa quello lì quando si sveglia. Come siete rimasti d'accordo? Siamo rimasti d'accordo che se va bene, io sono a festa e tornate giù. E se va male, suono a morto. Andiamo via prima che si svegli. Addì. Aggiustate per la di ieri. Azzè, fallo montare. Se sta più tranquilli manco sulle montagne. Se lavora tutta la vita senza fare male a nessuno. E poi a un certo momento bisogna scappare come tanti briganti. La colpa è mia. No. La colpa dell'uomini che non si vanno più bene. Ci hanno lavorato tutta la vita quelli che me l'hanno lasciata. Io la devo lasciare a chi verrà dopo di me. Se n'era per loro, ieri sera non me l'hanno. Rischio di farmi ammazzare.
zio. No, grazie, non fa complimenti con me. Ormai lei conosce tutto della nostra casa. C'è solo una cosa che non sa, una storia vera legata alla famiglia nostra. La storia di una bella ragazza come Silvia che un giorno se ne andò da qui. Quello che se la portò via rassomigliava a lei in un certo senso. Non era americano, non era giornalista, ma conosceva tante cose, aveva girato mezzo mondo. Lei invece era semplice come sta gente. La storia cominciò bene, ma poi finì male. Erano giovani tutti e due. Non immaginavano quello che gli poteva capitare. Poi lui la lasciò sola. Se ne andò. E lei sola, lontana da lui, morì. Quella ragazza era la madre di Silvia, signor Ronald. Si è svegliato. Ecco. Buongiorno, figliolo. Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo dati i bagordi, ieri sera. Testa mia. Cancano sangue, salvo. Si sente male? Qualcosa non ricordare. Visto Tigna. Molto gente sparare. Cavallo. Cavallo? Figliolo, non bisogna bere troppo, altrimenti si hanno le visioni. Un mio amico, quando beveva troppo, vedeva anche Drago. Drago? Sì, Drago. E una volta in mezzo alla piazza ha visto Elefante che ballava. Buoni italiani. Prete, warum nicht spazieren? Tutto chiuso. Nessuno passeggiare, capito? Già, oggi tutti via, ma tornare? Oggi c'è processione con Madonna, candele, capito? Ah, tu non andare? Aspettare, ritorno in chiesa, capito? Ah, tu furbo, tu restare qui, altri camminare. Bene, bene, io correre. Non restare. No, io prima suonare, far tornare, oh, poi vedere. Oh, ciao. Ciao. Oi, la campana, segnale. Padre, che altro c'è, figliuolo? Io ricordare. Come? Io vedere cosa? Non so. Un negro. Un negro? Ovo che fai da maio? Passi schluss? Chiamolo, svezzo, fuck, ma, chiamolo. Mangi la spicchiezza di lui. Cosa succede? Sai, via. Che c'è? Cosa vuoi fare? Io dovevo andare subito. Dove devi andare? Ma io dovevo andare a casa Tinco. Cosa vuoi da lui adesso, figliolo? Sapere io cosa volere. Gesù mio, questa volta è proprio finita. E che?
ha morto. Torniamo indietro, via. Fermati un po'. Senti, sai che da fare? Io... Ma è pericoloso. Ma io vengo, che è pericoloso qua su? No, io tanto solo non va, ti va, lascio. Sennò i ragazzi si impressionano, io vengo su. Titti, mi raccomando, vieni subito. Sta tranquillo. Ciao. Tingo. Paura di questo? Tingo, ho qualche cosa per te. 5 chili di zucchero. E tu avere per me un vestito come questo. Capito? Comando mio ha telefonato. Alleati venire. Americani venire. Camerati dover andare via. Tingo, non voglio la guerra. Guerra caput. Voglio lavorare come te. Tingo. Tu vuoi un vestito per andartene, vero? Sì. Guerra caput. Io te lo darei il vestito. In fondo non mi hai fatto niente di male. Solo un po' di paura. Ma tu hai visto tutti quelli impiccati sui giornali? Sì, sì. Quelli non te lo darebbero il vestito. Io voglio ritornare a casa, lavorare. Tingo. Là c'è un vestito, ma non posso dartelo. Se vuoi, puoi prenderlo. Tu, grande amico, aiutarmi come americano e negro. Umbling!
a chiamare il medico. No, no. Luz. Dite che ti hanno fatto, dite mio. Sapete? Grazie. Allora io ho detto, troppo guaggio. Preso il cavallo, attraversare l'Inne, incontrato americano, maledetto sergente. Andare oh, guarda, chi si vede? Padre! Joy! E dove vanno? Non so. E famiglie di Tino? Non so, ma adesso verranno. Penso a quanti poveri figli muoiono lontano da casa loro. Io invece ho tutti voi intorno a me. Benedetta! Prima io, mia moglie, rimane sola. Sarebbe stato triste. Invece adesso mi dispiace meno lasciarti. Silvia si sposerà. E tu presto ti sentirai chiamar nonna. Insegnevole la chiama nonno, deve volerla bene, ma come gliela avrei voluto io. Allora, saluta Gianni. Caro Gerti, tu sei stato per noi due più di un padre. L'avrebbe fatto ogni cristiano. Giottino! Giottino! Gianni. Cos'hai, Giottino? German shot him. M'hai portato cioccolato? No, tobacco. Cito rubato tu tobacco. Hai portato Noa in bosco. Io ho portato questo per te. Buono, americano tobacco. Lo fumerò quando starò meglio. Sì, sarai guarito presto. Quando ritorna, signor Ronald? Non so, Silvia.
La guerra non è finita ancora. Tutti quei progetti che aveva fatto? Sono i progetti che si fanno quando ci si dimentica che poi si deve partire, senza sapere quando si ritorna. E quella storia che aveva cominciato non la finisce più? No, Silvia, non mi finiva bene. I giornalisti sono buoni per fare articoli qua e là, ma per le storie non le sanno scrivere. Silvia, mi ricorderò sempre di te. Addio. Addio, Ronald. Addio, Franco. Addio! Addio, zio Tino. Questa storia non è una storia inventata. I personaggi sono veramente vissuti. Degli anni sono trascorsi da allora. Ronald dalla Cina scrive articoli per i giornali di New York, ricordando con nostalgia la casa nella quale Franco ha preso il posto di zio Tino. Silvia ormai è una donna. A primavera sposerà Franco. La vita trascorre come una volta. E su quei gradini la gente siede la domenica a parlare in pace. So there you are. I would like to say a few words about John Kitzmiller. He was born in America, of course. He was actually a chemistry engineer, and that got him in the army as a captain in the engineer corps. And he was he did the Italian campaign in Italy during the war. In his personal experience, what happened is that he lost both his parents, so his father and mother died in America, and very much like the other GI, the one Joe in Rossellini's film, he didn't feel the urge of going back to America. You know, there's in a scene of Rossellini's, Joe has the key of his home and throws it because it was the point of going home. And there, in real life, John Kitzmiller did not feel like going home. And he actually was fast going towards drinking, gambling, losing himself in life in Rome. And it just so happened that the producer of this film, Carlo Ponti, was looking for an actor to take this part, and they saw him playing poker in a casino. And they talked to him, they invited him to play, to work in a film. He accepted. And the thing is that he decided to stay in Italy, and he became an Italian. I mean, he didn't become an Italian, but he became a fixture of Italian cinema. And he played in many, 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 many Italian films. He settled in Italy, died in Italy. He stayed there. He never went back to America. Although, obviously, he always portrayed American and very often American soldiers. In fact, I think in 1957 or something, he got a prize at Cannes for the best male actor for another American GI in another war film, a Yugoslav war film of 1957. So he stayed there and had
long career. He played the role of the typical American, ironically. Thank you very much for watching the film. I hope you enjoyed it. We will be back next week. Again, a big thank you for all our supporters. You have no idea how exciting it is to receive your messages and to notice that many of you have made donations. So thank you very much. It has a big impact on us and it stimulates us to carry on the work. So thank you very much. Good night and see you again next week.